Oggi è Ferragosto, mezzogiorno, sto andando a casa di un amico perché oggi, insomma, ovviamente c'è la grigliata, ma stavolta non di carne, bensì di pesce. È andata anche via la voce. E il menù che ha scritto mio fratello è pazzesco, magari ve lo metto qua laterale, ma è una cosa di incredibile. Cosa succede? Ora sto scappando lì, sono riuscito in questi giorni, ieri, tutto il giorno in casa, a editare quei cacchio di video della campagna. E poi ieri sono riuscito anche a uscire a fare aperitivo con ex collega. E poi inoltre sono riuscito a editare il video della Sardegna, che secondo me è venuto fuori una bomba, ragazzi. Il video, il montaggio, che penso che caricherò dopo questo, o forse domani, cioè non so quando lo carico, perché è un video serio, non è un vlog, e quindi forse lo carico in concomitanza con un vlog, oppure faccio una giornata solo quello. Potrei fare così ho ancora più giorni di scarto, possiamo fare così magari. Vabbè, fatto sta, ora sto andando, dopo per il pomeriggio vediamo se il tempo regge, però in caso si potrebbe andare sul lago e alla Motta, lago di Garda, in questo baretto lì in riva a Garda, appunto. Allora, signori, siamo arrivati nella bellissima location dove ci sarà il pranzo, che consiste principalmente in pesce, quindi abbiamo le seppioline, le orate. Cos'è quello, Davide? Baccalà mantecato. Sì, baccalà mantecato. Fatto in casa e plastificato ieri sera. No? Aspetta, scusate. E quindi fare tipo dei... Quindi fare... insomma, degli aperitivi, fare degli antipastini particolari. E siamo qua in quel di Quinzano. Oggi il tempo non è dei migliori, ma meglio così, perché con sto caldo non ne vale neanche la pena. Cioè, c'è un sacco d'umido. Sì, anche sì. Cos'è questo, Steve? Ragazzi, questo è il setup. Abbiamo un piccolo antipastino di mix di bruschette, pomodorini. Bruschette, pomodorini, bruschetta con baccalà mantecato e bruschetta con burro e alice del Cantabrico. Fantastico. Solo per voi. Solo per voi. Poi, ok, cadono quando... Le foglie, no, grandi. È rotonda. Pioggia, acqua. La pioggia è così. Ok, goccia, sì. Ok, vabbè, fanculo. Come Fabio, però, è una bestia dell'Africa. Giraffa. Sì. Come Fabio africano. Allora, del Bengala. Tigre. Sì. Non è l'arena di Verona, l'anfiteatro, quello è... Siamo. Allora, può essere primo, secondo, terzo, quarto, Paolo. E lo puoi suonare. Ah no, ho detto piano, era pianto. Pensavo piano. Allora, è un cerchio con un rettino sotto. Quando vai a letto hai sempre una roba che c'hai dietro. Pigiama. No, è tecnologico, che di notte... Sì, cosa fai di notte? Carica batteria. No, lo chiudi praticamente. Over. Sì, quindi... Spegnimento. Participio passato. Spento. Ma Dio mo. Zio. Ma serio, vabbè. Vediamo chi vincerà questa lotta all'ultimo sangue. No! Ecco, ho vinto la Bea. Di nuovo. Vai, 3, 2, 1, via. Quello c'è. Ah, tutto di nuovo. Vai. 3, 2, 1, via. Andy. Mamma mia, Andy. Super aggressiva qua la situazione. Non finisce più e vince il chicco. Attenzione. Ma dopo un po' uno si perde, sì, cioè sì, io sì, vado sì. A casa. Beh, ovvio. Però comunque avete tenuto un botto. Io gang. Anzi, buongiorno, un cavolo, sono le 2:30. Giornata finita, alla fine ci siamo mangiati dell'ottimo pesce, come avete visto. E ottimo pesce. Poi, vabbè, giocato in scatola, Lupus, un altro gioco molto carino, Sentinel, pazzesco. Quella più in scatola rispetto a Lupus, non è molto di ruolo.
E niente ragazzi, chiacchierato tutta la sera, alla fine gente che non vedo spessissimo, della mia compagnia, ma comunque ci siamo. Madonna che sudato che sono, che giornata calda. E però quando bisogna vedersi bisogna fare le cose fatte bene. Tutto questo, dopo siamo andati al McDonald's, come effettivamente ho già fatto vedendo il video perché mi dimentico le cose. E domani mattina ho una colazione con un mio amico tra 8 ore, puttana miseria. Quindi ora vado a letto. Voi ragazzi ricordatevi assolutamente le priorità: far conoscere al Dio algoritmo, esatto, che questo canale esiste, e voi avete degli strumenti importanti per farlo, mettendo mi piace, commentando, iscrivendovi al canale e soprattutto attivate la campanella. Poi se riuscite anche a condividere il video mi fa piacere, se questo tipo di contenuti vi piace. Ricordatevi, daily vlogging vuol dire che a volte ci sono giornate interessanti, altre volte no, e quindi di conseguenza l'entusiasmo non manca mai. L'entusiasmo è l'ultimo a morire, e appunto ci sono giornate sì, giornate no, però se voi vi iscrivete sappiate che tutti i giorni ci può essere una sorpresa, perché alla fine i miei video, sì, il titolo, la thumbnail è una cosa, ma poi ci sono un sacco di cose che succedono al di là di questa. È la mia vita, è la mia vita ragazzi, quindi gli strumenti li avete, decidete voi se io potrò continuare o meno, anche perché a una certa, se vedo che non c'è seguito, Lorenzo, il buon Lorenzo, e continuerà a farlo, ma con meno entusiasmo, e l'entusiasmo me lo date voi. Io continuo finché posso. Ragazzi, questa è la mia vita, questo è il mio diario di viaggio, questo è il mio diario digitale, continuerò a farlo. Se voi volete seguirmi, bene, mi fa piacere, mi date anche degli spunti, delle idee, facciamo cose assieme, e altrimenti niente, dai, noi ci vediamo domani.